Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Come avete visto dall'intro, ovviamente andremo a modificare il gioco di, in questo caso, The Legend of Zelda per NES o Famicom, in HD, in Remastered. Quindi avremo sostanzialmente il solito, identico gioco, ma con la grafica e il suono migliorato. Okay? Vi farò vedere come mettere i file e vi farò vedere anche come toglierli, in caso voi vogliate la versione originale. Vi farò vedere anche che in questo caso ho visto il tutorial sarà su quello USA, ma funzionerà anche su quello Europa. Faremo una prova, ma secondo me funzionerà. E poi anche sbizzarrire, se avete capacità con l'editing di immagini, nel creare proprio voi una copia dell'HD Remastered di qualsiasi gioco per NES. Ok, ragazzi, andiamo. Allora, intanto andiamo a vedere cosa ci serve. Ovviamente andiamo su internet, il nostro ben amato internet, e ci richiamo prima di tutto nella pagina in cui degli sviluppatori di questa ROM, ok, ROM Hacking. Andiamo in questa pagina e qui troveremo, oltre alle informazioni che vi darò oggi, anche delle informazioni in più, ovvero se volete e avete voglia di fare voi, ok, una remastered, in poche parole. Se avete conoscenza di Photoshop e di editing di video e comunque di immagini, potete qui seguire appunto i tutorial, eccoli qua, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, proprio su YouTube, sono spiegati veramente molto bene e basta seguire. Se avete voglia, qui c'è tutto, il programma, c'è tutto quello che serve. A noi invece ci interessa la parte sotto, ovvero questo qui, il pacchetto già fatto di Zelda, ok? Questo qui è come avete visto che si presenta. Noi andremo a scaricarlo. Ora io vado su Mega, faccio scarica, su Google l'avete qua in alto e basta scaricare qui con appunto, ci vuole un attimo, sono 178 Mega. Intanto che scarica vi faccio vedere cosa serve. Oltre a questo file che andremo a scaricare, ci servirà appunto, più in basso ti dice che servirà il Mezen 2. Però io vi aggiungo, andrà preso il Mezen 2, che è l'emulatore su cui funziona, su Nesto per esempio non funziona, però la versione per gli sviluppatori. Noi clicchiamo, ci indirizzerà su questa pagina, scendiamo e come vedete qui Development Builds. Ok, noi in base al nostro sistema, ovviamente io Windows, andiamo a scaricarcela. E noi scaricheremo appunto Mezen Windows, perfetto. Poi sotto, come vedete, ci sono il NET 6 Runtime. Questo qui, se non lo avete voi già di vostro, ve lo chiederà, ma vi faccio vedere perché l'ho disinstallato per farvi vedere appunto come funziona. Quindi noi abbiamo scaricato il pacchetto, ok, il Mezen, quindi mostra nella cartella, andiamo a prenderci i nostri due file che abbiamo scaricato. Eccolo qua, il Mezen e un zip me first, ok, e andiamo a installare il tutto. Allora, tanto questo qua per ora non ci serve, questo qui l'abbiamo scaricato e questo qui, ok, è la solita, perfetto. Allora, come fare per installarlo? Perfetto, noi dobbiamo aprire il Mezen, creare una cartella con scritto appunto Mezen, ok. Dentro questa cartella ci metteremo il file exe. Se avete un Windows Firewall o comunque un programma che vi protegge, ci sarà alte probabilità che vi blocchi il programma. Dateli tranquillamente l'accesso. Allora, clicchiamo e apriamo il Mezen. Vedrete che mi darà un errore. Eccolo qua. Come vi ho detto prima, to run this application you need to install the new version on NetCore. Se noi clicchiamo di sì, ci riindirizzerà direttamente alla pagina. Se questo non dovesse succedere, voi andate tranquillamente, okay, su questa pagina qui, Windows o Linux che avete, e praticamente vi porterà nella pagina sempre di Microsoft, quindi niente di strano. Ora in questo caso io lo scarico da qui e
è la 6.0.20, gli dico ok, e lui mi scaricherà appunto la versione. Io l'avevo già, eccola qui. Faccio vedere. Annullare, sì, ok, la metto qua, almeno vedete tutto, quindi qua a posto. Quindi prima di, in questo caso, di lanciare di nuovo il Mezen, vado a installarla. Faccio installa. Sarà molto veloce. Io ovviamente ho quella per il 64. Benissimo, una volta fatto, riandiamo, questo qua non ci servirà più, riandiamo ad aprire il Mezen e come vedete adesso non mi darà più l'errore. Mi creerà la sua cartella. E mi si aprirà questa interfaccia. In questa interfaccia selezionate Store the data in the same folder as the application, vuol dire che tutto quello che ora si creerà lo creerà dentro la cartella dove abbiamo messo l'applicazione. E qui selezionate appunto quello che volete di usare. Io ho usato il joystick e la tastiera per muovermi, diciamo, i direzionali, questi qua. Però io quasi quasi invece userei questi qui. Ok, allora. Qui volete, se volete creare un'icona sul desktop, io faccio di no, e ovviamente cercare gli update in automatico. Ok, gli diamo di sì. Come vedete, lui si crea tutti i suoi file e si apre l'applicazione. Una volta che si apre l'applicazione, noi dovremo avviare il gioco. Perché? Perché crea altre cartelle, soprattutto quelle che ci interessa. Quindi noi andiamo a prendere Legend of Zelda, scaricatelo dove volete su internet, io non vi posso dare i link. Lo apriamo. E mettiamo ovviamente il file dentro a dove c'è il Mezen, ok? Così libero. Una volta che lo abbiamo messo qui, lo andiamo ad aprire. Guardate cosa succede dentro la cartella. Andiamo ad aprirlo. Ecco fatto, altre cartelle. Vedete che ovviamente la versione del Mezen, ok, è quella sempre quella vecchia. Come vedete, le texture di Link sono quelle vecchie, lasciamo stare così, ok? Possiamo chiudere adesso, chiudiamo il nostro emulatore. Una volta che abbiamo creato queste cartelle, noi ci interesserà questa qui, HDPack. Allora, l'unzip me first che abbiamo scaricato prima andrà messo dentro. Allora, la cartella dentro HDPack, dovremo creare una cartella con il nome della ROM in HD che abbiamo creato, che stiamo andando a modificare. Quindi creiamo una nuova cartella e andiamo a mettere il nome della ROM. La ROM l'abbiamo messa qua, ci clicchiamo due volte piano, facciamo copia senza il punto NES, non ci interessa. Se non avete punto NES vuol dire che non avete la visualizzazione dell'estensione, ma questo poco importa. Voi mettete questa stringa qua, ritorniamo dentro, apriamo la cartella, no scusatemi, la rinominiamo. Apriamo la cartella rinominata e mettiamo dentro unzip me first. Ok? Perfetto. Una volta che, come dice il titolo proprio del file, andiamo ad aprire, a zippare il file qua dentro. Quindi prendiamo con 7-Zip sempre dentro qui e buttiamo questi file. Benissimo. Una volta che abbiamo messo questi file, ci sarà un altro, vedete, c'è un zip che abbiamo fatto ora, però ha creato altri file. L'altro file che dovevamo sempre aprire è Zelda Remastered, che avrà tantissimi file dentro. Quindi potete fare o selezionarli tutti, andare giù in fondo con Shift, selezionate l'ultimo e lui li seleziona tutti, oppure modifica, seleziona tutto, li prendete e li buttate dentro, oppure fate tasto destro, andate su 7-Zip e fate Extrai qui. Solita cosa, non cambia niente. Vedete voi il metodo che vi piace di più. Ritorniamo nella cartella principale dove abbiamo il Mezen. Apriamo di nuovo il nostro gioco, cioè il nostro emulatore, scusate. Come vedete mi lascia che avevo già avviato la ROM, ok? Qui ti fa vedere che prima avevi una ROM già avviata. Mettiamo il video size a per 4 così lo vedete un po' meglio. Andiamo ad aprire il gioco. Ci metterà un po' ad aprire, ora c'è stato molto poco, ma a volte ci sta un po' di più. Facciamo start. Come vedete ha già cambiato tutto, musica e tutto. Andiamo a dargli il nome. Ovviamente AAA.
Register e andiamo a selezionare. Ragazzi, ecco a voi Zelda HD Remaster. Ok? Come vedete, funziona tutto correttamente. Sto giocando con il joystick. Ragazzi, che dire? Eccolo qua. Qua. È stupendo. Una versione rimasterizzata appunto del gioco. Bastardo. Ok. Va bene ragazzi? Ok, adesso facciamo una prova. Ok, adesso voglio fare una prova con voi. Invece di mettere la versione USA, andiamo a mettere la versione europea. Ok? Voglio vedere se tutto funziona. Togliamo, ovviamente, Legend of Zelda, questo qui. Andiamo a mettere l'altro dentro, l'europeo. Ovviamente ricordiamoci di cambiare, ok, il nome della cartella, che prima era USA, ora sarà Europe. Ok? Europa. Una volta fatto questo, dovrebbe partire il gioco. Andiamo a vedere. Ovviamente andremo a caricare la nuova ROM. Giustamente questa qua era quella USA che non mi troverà. Andiamo a vedere. Allora, l'ha presa uguale. Vediamo se c'è qualche problema. Ovviamente non mi prende il salvataggio perché è un'altra ROM. Ragazzi, funziona uguale, quindi che voi abbiate la versione europea, la versione USA, non cambia nulla. Ok? Perfetto. Questa è una prova che ho voluto fare. Benissimo. Ok, quindi cosa succede? Per ogni gioco che voi andrete a prendere, in poche parole, dovrete creare e mettere qua. Se trovate i pack già fatti, qui ovviamente farete una nuova cartella con scritto, che cosa ne so, un altro gioco. Allora mi viene in mente Super Mario Bros. USA, perché, o Europe. Ok? E avrete poi dentro il vostro pack con avete il vostro pack con dentro tutti i file che avete scaricato. Quindi basta fare così. Ovviamente vi servirà sempre il Mezen e basta. Ragazzi, cosa dire? Ovviamente per tornare alla versione di prima, ok, quindi l'originale del gioco, a noi basterà andare qui, togliere o cancellare direttamente la cartella da HD Package e come vedete se noi riavviamo il gioco, ok, andiamo, vi faccio vedere che almeno non c'è nessun trucchetto, il gioco tornerà all'originale. Allora, una bella differenza, che dite? Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, questo è un bel metodo per riportare in un gioco così com'è, con una grafica migliorata, quindi una vera e propria remastered, sui nostri dispositivi, in questo caso il PC, perché ci permette appunto di modificare i file. Niente ragazzi, divertitevi a riscoprire nuove glorie, in caso ci saranno altri aggiornamenti di altri giochi, vi mettiamo magari sui post su YouTube, ora stiamo mettendo tanti reel. Quindi seguiteci anche lì per le novità e per scoprire anche nuovi giochi che non sapevate che esistessero. Ok? Ragazzi, un saluto dai Gamer56K, mi raccomando ricordatevi di seguirci sui nostri social e alla prossima. Ciao!